لو راح يصفيها. الله اكبر الله اكبر. طلعت معك؟ ليش؟ اذا الله اكبر. انسى وضعك. لو راح يصفيها. الله اكبر الله اكبر. طلعت معك؟ ليش؟ اذا الله اكبر. انسى وضعك. Un hater che in questi giorni si è avviato dopo le news per capire come risolvere la questione. Stampa di oggi ci serve a lanciare un nuovo appello, ma accanto all'appello a lanciare l'altro caso, ma di tutta una tematica. Ne abbiamo parlato in maniera approfondita con i sindacati e con gli organi di governo. Noi abbiamo la necessità, e questa conferenza stampa vuole essere dati attraverso le varie forme, che ha la necessità ed è un compito della politica, vengano ascoltate, vengano fatte proprie e all'interno di nuovi percorsi, nuove, grazie anche a causa delle cartelle sui contributi EMPAS, ma dalle legate alle cartelle che sono arrivate, ma che sono temi legati anche e soprattutto alla parte contributiva di chi opera nel settore. Quindi questa conferenza stampa non può, dicevo prima, un primo momento di confronto, un primo momento di lancio. Io vorrei passare subito all'avvocato Angelisa Castronovo, che spiegherà anche in termini più dettagliati quelli che abbiamo voluto, come avviene in questi casi, trovare il suo Castronovo ha le competenze tecniche che ci aiutano ad meglio affrontare. Io ringrazio tutti, perché è difficile sentir parlare dei lavoratori dello spettacolo. L'unico istituto che in qualche modo ha saputo guardare dal 1947 in poi a questo mondo riconoscendo. Come se lei possa indicare quelli che gli danno la Casaleggio Associati, diventano di fatto referenti per l'amministrazione capitolina. Noi vorremmo sapere, a proposito di trasparenza e buon governo, la domanda delle domande: ma a Roma chi governa, lei o Casaleggio, sindaco? Chi governa? Perché guardi che non è chiaro, mica non è chiaro al PD, non è chiaro a nessuno. È esattamente questa l'esigenza prima che ci ha mosso, cioè la possibilità di poter monitorare la vita e l'esistenza nel nostro paese di ogni bambino o ragazzo non accompagnato che arrivi, perché noi sappiamo quali crimini orrendi si possono consumare sui ragazzi, dalla tratta a fini di sfruttamento sessuale, a fini di sfruttamento del lavoro e anche peggio. E dunque noi abbiamo come primo dovere quello di assicurare a questi ragazzi un percorso durante il quale vengono osservati, tutelati, aiutati a integrarsi, aiutati a crescere, assicurati anche di una serie di relazioni affettive affidabili. Beh, innanzitutto viene riservata una corsia privilegiata ai minori stranieri non accompagnati rispetto ai migranti maggiorenni. Quindi i migranti che sono minori non accompagnati, il cui numero cresce in maniera esponenziale, perché per esempio rispetto all'anno scorso sono più che raddoppiati, innanzitutto non possono essere rimpatriati, salvo per un ricongiungimento familiare nel caso in cui la famiglia viva in un paese nel quale loro non corrono alcun rischio. E poi vengono accompagnati non solo verso un processo di integrazione, di educazione, di tutela, ma poi anche con la previsione dell'affidamento vengono accompagnati verso ritrovare una situazione di relazioni affettive domestiche che gli possa consentire di crescere in serenità e in tranquillità. È un provvedimento pilota, siamo il primo paese europeo ad averlo adottato. Devo dire che è un grande merito dell'Italia, del Parlamento, il governo è pienamente soddisfatto di questa approvazione che ha accompagnata nel suo iter. Penso che sia un modo per dare attuazione ai tanti principi contenuti nella Costituzione in una serie di atti internazionali a cui l'Italia ha dato adesione. Ma chi si arrampica sugli specchi, il povero Padoan, è ridicolo, copre deficit strutturale con coperture o una tantum o aleatorie
che l'Europa non accetterà mai. E quindi si tornerà da capo 12 a fare una manovrina che l'Europa respingerà. E questo è lo stato comatoso in cui alla finanza pubblica italiana, e che parliamo di manovrina, pensiamo a quando dovremo trattare di manovrona, e cioè a settembre-ottobre, quando non saranno 3,4 miliardi di euro, ma i miliardi saranno 20 o 30. Siamo veramente al collasso, e il collasso l'ha prodotto Renzi, Padoan, Gentiloni, con il loro modo ridicolo da presa per i fondelli dell'Europa da un lato, e sarebbe il meno, ma degli italiani dall'altro, ed è la cosa più grave. L'intervento sul cuneo fiscale, ammesso ci siano le risorse? Non ci sono le risorse. Addirittura cerca di confondere le acque facendo il decreto sulla manovrina mescolato con il decreto sul terremoto, anche di cattivo gusto. Questo andrà avanti. Catasto vuol dire ammodernamento, perfetto, ma per aumentare la pressione fiscale sugli immobili o per ampliare la platea di coloro che pagano e quindi far emergere l'evasione e però abbassare la pressione fiscale su chi già paga? Perché la casa è già oberata di tasse triplicate nell'ultimo quinquennio. Parlare di riforma del catasto per aumentare ancora le tasse a chi paga, ai proprietari di prima casa, seconda casa, che già pagano, mi sembra una follia, anche perché se la revisione, la riforma del catasto produrrà più tassazione su chi già paga, il risultato sarà che non ci saranno più investimenti in edilizia nel settore immobiliare. E siccome parte della nostra crisi economica è dovuta proprio a questo, al buco nel settore edilizio immobiliare, noi approfondiremo ancora di più la crisi in cui sta vivendo la nostra economia. Dalla parte delle forze dell'ordine, dalla parte della città, rispetto ai fatti dell'11 di marzo, è successa una cosa assolutamente inconcepibile in Consiglio Comunale. Un ordine del giorno che di fatto indicava solidarietà alle forze dell'ordine e difesa della città e dei cittadini, cosa è successo? Che con il parere negativo del sindaco la maggioranza ha respinto questo ordine del giorno, e cioè nessuna solidarietà alle forze dell'ordine, nessuna presa di distanze da tutto quello che è successo, una cosa penso mai vista in un consiglio comunale. Allora, assieme a Mara Carfagna, Elio Vito, assieme a Paolo Russo, assieme a Massimo Mallegni, assieme a tutti quelli che si occupano dei territori, dei comuni, abbiamo deciso di prendere questo stesso ordine del giorno, respinto a Napoli, e mandarlo ai 9.000 comuni italiani, presentarlo per farlo approvare ai 9.000 comuni italiani, per vedere quanti di questi 9.000 comuni si comporteranno come, non Napoli, perché la città di Napoli è altra cosa rispetto a De Magistris, ma come la maggioranza che attualmente domina la vita politica della città. Porco Dio, Madonna. Thank you.
non siamo nel nulla, siamo a fare qualche cosa che ha bisogno di essere rinforzato, perché i giovani non possono lasciarsi andare nel nulla o nell'ozio, sono preziosi, ogni vita poi è preziosa. Poi io dicevo prima al Presidente, questi giovani di oggi poi sono così confusi, così alla ricerca di direzioni. Io faccio ormai il rassicuratore, non faccio più l'educatore, faccio il rassicuratore. Però poi gli devi dire delle buone parole e poi gli dare anche delle cose concrete, perché con le buone parole non si mangia. Ma quelli che ho cominciato. Ah, poi mi ha chiesto, ma mi dica un po', ma quanti giovani avrà conosciuto lei? E io dico, Presidente, meno un 30.000 o 35.000. Perché i primi anni di permanenza al Beccaria passavano 1.000, 1.200, 1.300 ragazzi l'anno, quindi tu pensi i primi quasi 20 anni abitavo lì con questo trend qui, insomma, fino agli anni 90, sì, 30.000. Dice, però, conosce un bel po' di gente, sì. Beh, lo scopo è proprio questo, si spera proprio di porre un freno a queste che poi in realtà sono degli allontanamenti molte volte volontari dai centri d'accoglienza, per cui si affidano questi bambini a trafficanti per cercare di raggiungere magari i parenti al nord e finiscono così in reti criminali che naturalmente, come lei diceva, possono partire dalla prostituzione al trapianto di organi e qualsiasi altra forma di criminalità, insomma. E quindi questa nuova legge, dando un riconoscimento e quindi un accertamento molto più rapido e più certo sull'identità e sull'età del minore, mira a cercare di offrire anche attraverso l'affido familiare maggiore tutela a questi bambini. Beh, sicuramente dà la possibilità di uniformare il sistema dell'accoglienza. Di fronte a numeri così importanti occorreva riempire questo vuoto normativo e dare una struttura organica e soprattutto uniforme di accoglienza che permettesse a questi bambini di trovare veramente tutela in quanto minori nel nostro Stato, indipendentemente dal fatto che sono profughi o immigrati. Sono bambini e come tali vanno tutelati indipendentemente da ogni altra considerazione. Sì, qui può vedere la nuova banconota da 50 euro, la quale si caratterizza soprattutto per alcune nuove e importanti caratteristiche di sicurezza. La prima, la finestra con ritratto, dove si vede il volto di Europa e muovendola si vedono anche il simbolo del 50 euro. Questa è la caratteristica di sicurezza di maggior contenuto, cioè quella che rende difficile la falsificazione della banconota stessa. La seconda caratteristica di sicurezza la può vedere in basso ed è il numero verde cangiante che è fatto con inchiostri speciali, inchiostri che muovendo la banconota cambiano colore. Dal verde vediamo che il colore diventa blu scuro. All'interno della banconota, che è veramente un concentrato di tecnologia, possiamo vedere anche la filigrana, il ritratto di Europa e da ultimo in quella che viene definita la caratteristica più importante, vale a dire la stampa in rilievo, la cosiddetta calcografia, ai bordi può vedere altresì dei trattini a rilievo che servono soprattutto per le persone ipovedenti o non vedenti per riuscire a riconoscere quelle che sono le caratteristiche di una banconota legittima rispetto a una banconota falsa. Una nuova banconota da 50 euro perché stiamo procedendo ormai nel rinnovo di tutte le banconote della prima serie dell'euro. La banconota da 50 è anche la banconota più diffusa nell'ambito dell'eurosistema, ci sono circa 9 miliardi di banconote che sono in circolazione, c'è bisogno di aumentare i livelli di sicurezza e di innalzare quelle che sono le caratteristiche di sicurezza per combattere la contraffazione. Sì, sì.
la storia d'Europa. La vediamo anche in questo. Ma con questa iniziativa noi vogliamo esprimere un plauso, vogliamo esprimere riconoscenza e gratitudine alle forze dell'ordine, alle donne e agli uomini delle forze dell'ordine che tutti i giorni lavorano con sacrificio, con abnegazione per tutelare la nostra sicurezza, la nostra libertà, la nostra incolumità, a volte anche mettendo a rischio la loro incolumità. E senza dubbio vuole riscrivere una brutta pagina, quella che è stata scritta a Napoli prima quando il sindaco ha fomentato le proteste di piazza e poi quando si è rifiutato di condividere e approvare un ordine del giorno presentato da Forza Italia con cui chiedevamo di esprimere solidarietà a quelle donne e a quegli uomini delle forze dell'ordine che erano rimasti feriti nella guerriglia di Fuorigrotta scatenata dai violenti e dai centri sociali l'11 marzo. Forza Italia, forza dell'ordine. Ma è incredibile pensare che ancora oggi in Italia ci siano forze politiche che non se la sentono di esprimere gratitudine alle forze dell'ordine, solidarietà a quelle donne e a quegli uomini delle forze dell'ordine che rimangono feriti quando si trovano a fronteggiare atti di guerriglia urbana come quelli che si sono scatenati a Napoli l'11 di marzo. Noi abbiamo le idee chiare, sappiamo da che parte stare, tra lo Stato e i violenti incappucciati noi scegliamo di stare dalla parte dello Stato, tra le forze dell'ordine e i violenti dei